Ehi, ben ritrovati l'AndroLink91, oggi con un cappello per coprire i miei orribili capelli. E bentornati su Pokémon Scudo, DLC, le terre innevate della corona. Dobbiamo tornare apparentemente qui, però io non avrei ancora visitato nessun altro di questi posti. Voglio dire, qua ci devo ancora arrivare, ma sarà tipo la fine del DLC, credo. E quello che ci rimane da fare dopo è catturare i Pokémon leggendari che si aggirano per queste terre, in teoria. E ho avuto un flash sul fatto che quei Pokémon, i piedi dei Pokémon leggendari che troviamo, i piedini, sono di Virizion, Terrakion e Cobalion. Perché? Perché un ragazzo su Instagram ha pubblicato una foto di lui che cercava di catturare Keldeo. Da lì è stato un attimo collegare. Come sta andando l'esplorazione? La leggenda del re dell'abbondanza, Calyrex. Hai proprio catturato il leggendario Calyrex, ma è strafantastico, fammi vedere! Oh, ma che testa enorme! E questo sarebbe il re dell'abbondanza che governa questa zona. Non so, ma mi sembra quasi di averlo già visto da qualche parte. Ma comunque, effettivamente in sella un altro Pokémon, e si può dire che quella testa enorme sembra una corona. Molto, molto vagamente. Se la stacchi dal resto della testa, sì, ma insieme è bruttissima. Va bene. Visto che più o meno è un re, diciamo che hai completato la missione. Ok, con questo mi hai riferito tutto quello che c'era da scoprire sulla leggenda del re dell'abbondanza. Perfetto, allora non ci resta che segnare questi appunti come completati. Bene, e adesso parte la missione dei regi. Ci sono altre leggende, i Pokémon alati, aiuto con l'esplorazione, i giganti leggendari. Allora, ho una mezza idea su come risolvere due degli enigmi. Ma il primo che voglio provare a risolvere è quello di Regis. Che paura però. I Pokémon sono scarichi. Dicevo, il primo che voglio provare a risolvere è quello di Registeel, che sembrerebbe troppo semplice per essere bello, no? Quindi io farei quello che farebbe una qualsiasi persona, ovvero combattiamo Bronzong. Ma è Bronzong che devi combattere, un Pokémon selvatico qualunque? Per fare appunto rumore? Come funziona? No, infatti non è. Era da fischiare. Mi capita a volte di premere a fondo il control stick e quindi fischia. Stavo in bici, no? E ho detto, ma proviamo un po' col campanello. Dicono, deve essere vicino alla porta il suono, in teoria, no? Campanello non era. Era il fischio. Spero siano di livello piuttosto alto, quindi nel caso salvo. Perché mi sa che una volta che ci avviciniamo parte la sfida o devo risolvere gli... Ah. Ma se si illuminano così a caso, cioè non voglio dire no a caso. Qualcosa è cambiato nell'area. Fammi risalvare ancora, voglio proprio arrivare il più vicino possibile a quando appare. Ah, attenzione. Mi era sembrato di vedere qualcosa qui? No, mi sbaglio. Ah! Ecco, ora si è illuminato un'altra volta. Ah, sì, in effetti brilla qualcosa, ma... Dalla statua del Pokémon si sprigiona il potere dell'acciaio. Vuoi esaminare la statua? Vai. GGZGU. Che cosa? Ma facevano così, Reggie? Dico 70. Il livello è 70. Tappo e agita. 70, buono. Nitro carica allora. Stabona. Oh! Oh! È di cartone? Capita, no? Fuoco, cartone. Sono quanto sono simpatico, ragazzi. Iscrivetevi! Borsa. E se posso andare con la X, lo so. Oh, le Ultra Ball sono a corto. Uccibo, è un'ultra creatura. Secondo me i giganti sono ultra creature, dai. A parte scemenze. Ah! Non voleva darmela vinta facile, eh? Ferro scudo!
Mi piace come tecnica perché almeno si potenziano la difesa e io posso attaccarli ancora. Però ce ne vorrebbero tre per resistere a un doppio calcio anche. Va bene che era stabona, nitrocarica, ma se era palla infuocata lo distruggevo. Un solo tick, eh? Anche tu vuoi fare il duro come... come il re? Beh, il re, insomma, è re. Ma certo, a raggio scosso un Registeel, quando mai? In effetti non si è mai visto, o meglio, perlomeno io non l'ho mai visto. Anche perché competitivo l'ho seguito solo ultimamente. Sono tantissimi anni che non gioco competitivo. Ma non credo che Registeel con raggio scossa sia una scelta efficace nel meta. In un qualsiasi meta nel quale si possa giocare Registeel. Dai, su. Oh, cavoli. Dai, ho risolto il tuo indovinello, per puro caso. Sì, perciò non sono intelligente, però gli altri due li ho capiti, per davvero. Non sto scherzando, per davvero li ho capiti gli altri due. Dai, su. Porca zozza. Ma sei maledetto, eh? Cattivo. Ah. Dai. Tappo in vena di coccole. Ma per favore, dai. Comunque sì, appena finisce sta sfida devo andarmi a trovare, a comprare un po' di Ultra Ball perché sto proprio a zero. Peso bomba fa male. Mi sa che fa male. Oddio, non pesi neanche troppo allora, caro mio. Quanto pesa un Registeel? Ci arriva a 400 kg? Voglio dire, è acciaio pieno. Scusa, se... non è che ti offendo se dico che sei pesante, no? Dai, sei anche il preferito dei reggi, su. Sì, in effetti lui è il mio reggi preferito. Vabbè, reggi Gigas è un'altra cosa. Però... dai, su. Ah. Mi ci hai fatto credere, eh? Di una cosa però non sono sicuro. Reggi Gigas, come si prende? Ci vogliono i tre reggi, mi sa. Sì, mi pare di ricordare di aver letto nella favoletta, nella leggenda. Scusatemi. Nella leggenda che bisogna camminare con i tre reggi, una cosa del genere. L'attacco di re... la difesa di Registeel, mi sa. No, l'attacco. Ho letto male. Dai, su. Catturalo, Ewan. Ok, Registeel non può aumentare più di così. Chic Ball, vai. Ti lancio una sfera bellina. Tanto bella. Ma sei serio? Bene. Tappo al 99! Ci siamo, amico mio! Ci siamo, ragazzi! Tappo sta per salire al livello 100. 205 kg! Pochino, caro! Ho detto che sei grasso, scusami. Si dice che sia nato nel mantello terrestre e che sia salito in superficie circa 10.000 anni fa. Quindi non è stato creato il gigante. Vuoi dare un soprannome? No, me lo tengo così. Aggiunge la squadra, lo usiamo un attimino subito in battaglia per vedere come si comporta. Sì, ragazzi, voglio fare un episodio per Reggi, dai. Penso che li caricherò tutti quanti in giornata, i tre video dei Reggi, quindi. Hai annotato i progressi negli appunti sulla leggenda 2. In fondo al letto dei giganti ci sono delle rovine, ove riposa un gigante di roccia. Sulla porta chiusa saldamente sono impresse delle parole misteriose. Dai la pietra che rende tramutabili al primo Pokémon. Perché tramutabili è un termine un po' desueto, no? Dice tramuta. È proprio per questo, no? Per rendertelo un pochino più difficile. Nel cuore della valle innevata ci sono delle rovine ove riposa un gigante di ghiaccio. Sulla porta chiusa saldamente sono impresse delle parole misteriose. Cammina insieme a un cristallo di neve volante. Cryogonal. Il gigante leggendario Fairy Cage Aronsono ha aperto la porta emettendo un fischio e ho incontrato Registeel. E qui gli altri due giganti. Quando i tre giganti saranno riuniti, si apriranno le porte del destino.
Ora, mi sono sbagliato con Reggie Gigas, che dovrebbe trovarsi a questo punto nei Ride Dynamax. Quindi erano loro due i giganti che dovevano essere risvegliati e non Reggie Gigas. Attenzione. Pronto, mi senti? Sono io, Peony. Tutto a posto, spero. Cosa? Hai incontrato Regis del gigante d'acciaio? Ottimo lavoro, caposquadra. Questo è lo spirito giusto. Combina così anche per trovare gli altri giganti. Metticela tutta. È stato bello. Se non altro, ci vuole un minimo di difficoltà per decifrare gli indizi. Certo, su Pokémon Zaffiro e Rubino, se eri un bimbo ritardato come me che buttava tutto quanto quello che era di carta tranne il gioco, allora. Aspetta, fermati. Io potrei incontrare Virizion, quindi salvo per sicurezza. Non si sa mai. Quindi diciamo che era un po' più difficile tenersi no, il codice, scoprire qual era il codice Braille per aprire per gli inviti dei Reggi. Io l'ho scoperto tipo anni dopo grazie a mio amico che aveva conservato tutto. Oh, però siamo messi un pochino male, Reggi, eh? My body's Reggie. Iperpozza, un attimino per curarlo. Comunque ragazzi, sì, saranno video molto corti questi dei Reggi. Detto tutto in giornata, ricarico e via. A parte che mi sa che sto Regis è una pippa proprio, eh. Cioè, mi sa che. Ecco. Vabbè, questo ha effetto, ovvio. Guarda quanto corre. Guardalo. Arrivo e ti mangio. Ah, non mi prenderei mai, Regis. Oh no! Oh, si teletrasporta! Aiuto! Ragazzi, come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, questo era il video della cattura di Registeel, più tardi caricherò anche gli altri due. Come sempre mi raccomando un'occhiata in descrizione per il link di Instagram e Discord e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!